Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video qui sul mio canale. Allora, oggi siamo qui per presentarvi diciamo, il programma con cui registro i giochi, principalmente Minecraft. Ok, questo programma si chiama Open Broadcast Software 0.5.4. Vabbè, siamo lì. Dunque, questo è un programma che registra e renderizza nello stesso momento, quindi è molto comodo perché non dovreste passare da Camtasia a meno che per non mettere intro, eccetera. Però comunque ci impiegherà meno tempo. Allora, che cosa dobbiamo fare per iniziare? Ora, queste sono già scene. Fate finta che non vedete niente. Ok, facciamo add scene. A voi uscirà scene 1, potete chiamarla come volete. Io faccio scene 4. Ok, siamo sulla scena 4. Vediamo le sources. Facciamo nelle sources, facciamo add. Possiamo scegliere tutte queste cose: Windows Capture, Monitor Capture, Image, Image Slider, Text, Video Capture e Game Capture. Windows Capture sarà che vi catturerà una finestra scelta da voi. Guardate, window, se è aperta qualche altra finestra, vi cattura quella, insomma. Ok, allora aspettate, ok. Poi, monitor capture vi prende una parte del monitor che voi decidete. Image, appunto, vi scegliete un'immagine e vabbè, dopo vediamo. Questa è un'altra cosa ancora che si muove l'immagine. Questo è il testo, se volete inserire il testo. E questo video capture device dovrebbe essere praticamente la webcam. E questa game capture è il gioco, cioè scegliete l'applicazione. Quindi se è aperto Minecraft. Ok, scusatemi, mi stavano chiamando. Bene, quindi stavo dicendo, se noi apriamo Minecraft, qui sulle applicazioni ci darà Minecraft, Java, Minecraft Launcher, eccetera. Ok, quindi poi si seleziona. Noi facciamo ok qui e questo è Preview of Stream, è in pratica una prova. Quindi ora se vedete, beh, ora non va perché l'ho impostato male, però guardate, se io metto la mia scena, scusatemi, il problema è che questo qua dà un po' di problemi comunque, perché dovete prima farlo partire. Ok, ora tra un po' dovrebbe andare. Comunque, iniziamo ad aprirlo per dopo. Allora, poi si possono aggiungere appunto le monitor. No, queste capture. Aspettate, ok, queste capture, vedete? Che appunto vi ho detto prima. Poi si può. Guardate che figo è l'effetto. Ok. Quindi poi si può aggiungere appunto il gaming e si possono aggiungere tante altre cose. E tra queste si possono cambiare in diretta, quindi non c'è bisogno di fare un altro video, iniziare un altro streaming come chiamato da lui per iniziare. Andiamo a vedere un po' le impostazioni ora. Allora, linguaggio per forza inglese se vogliamo, se siete italiani, perché italiani non c'è, a meno che non capite un'altra lingua meglio. Encoding, questi lasciateli così più o meno come li sono all'inizio. Broadcast setting. Allora, questo qui è principalmente fatto per fare live stream. Però non ho ancora capito come si fanno con questo, quindi io preferisco sempre farlo con XSplit. Questa è una cosa che non vi interessa, quindi ok, quindi diciamo non vi interessa. Voi per salvarlo dovete fare file output only. Poi selezionate per iniziare lo stream key, hotkey F7 e F8, io ho messo, comunque potete scegliere voi. E questo è il percorso di dove andranno i video. Ok, ci siamo. Sono altre impostazioni ancora. Io vi consiglio più o meno di lasciare così, tranne gli FPS in base al vostro computer. Quanto lo reggono più o meno, sapete? Di solito sta a 30. Ok. Poi, desktop audio device. Questo vi consiglio di lasciarlo
comunque così, a meno che non siete esperti, sapete bene usarlo. Questo processo priority, ve lo direi soltanto questo height, se non è già messo, non ricordo, e questo poi basta. Queste sono altre impostazioni che non ci interessano, ok? Bene, ora vi faccio vedere game capture. Oh sì, guardate, io lo apro e lui magicamente, vabbè, ora non so perché non riprende bene, perché sta già registrando Camtasia, quindi non riprende bene, però in teoria dovrebbe riprendere bene. Quindi, ripetendo, poi qui c'è tutto. Ah no, no, non si vede bene semplicemente, ok, si prende, prende bene la cosa. Non so perché. Perché così me lo dà bene, guardate. Così me lo dà bene, strano. What the fuck is this? Non lo so. Aspettate. Vediamo. Minecraft. Ok, dovrebbe andare bene. Vabbè, comunque. Ok, una volta fatto questo, voi avete registrato. Aspettate che mi tolgo questa. Ok, lo chiudete. Ah, questo è per registrare il microfono e questo è l'audio del sistema. Comunque, lo chiudete. Quindi non serve solo per registrare gaming, ma anche tutto il computer, ok? Quindi quello che si vuole in pratica si può registrare. Andate dove avete specificato i video. Ed eccolo qui, che vi uscirà. Scusatemi, eccoli qui, più o meno uno di questi dovrebbe essere. Ora non ricordo quale, questa è tipo la intro, una cosa. Comunque, sì. Poi, se li volete aggiungere la intro, li aggiungete la intro. Ed ecco fatto, diciamo, tutto con Movie Maker o con Camtasia stesso. Sapete tutto, insomma. Ok, questo programma, ora l'ultima cosa, questo programma è facilmente trovabile. Basta che andate su Google, scrivete OBS, download, e vi uscirà Open Broadcast Software, cliccateci, andate sul sito ufficiale di Open Broadcast Software, OBS, Project, e fate, allora, questo è il test download, in pratica, è la nuova versione, è la beta, in pratica. E questa è proprio la versione originale, current stable, cioè quella corrente. Mentre questa è una beta, una cosa un po' instabile, se vogliamo. Poi, qui ci sono le varie informazioni, se non siete Windows, eccetera, fate download. SourceForge, insomma, è facile, ragazzi. Non ci vuole un genio. Ecco, vi porta su questo sito. Opla. Mi porta su questo sito, non mi ricordo più. Ah, e fa your download will start. Fregatemi tutto quello che sta sotto. Vi parte il download, voi fate salva e lo installate come vuole lui, sapete? Molto semplice. Allora, questo tutorial l'ho fatto molto velocemente perché oggi non sono riuscito a caricare Minecraft. E per questo episodio è tutto. Sto vedendo anche un po' come mi trovo con Camtasia. Da Bacuniele è tutto. Ciao a tutti. Ah, a proposito, scusatemi, devo fare anche una intro per i tutorial, eccetera. Questa era la intro di Minecraft, quella che avete visto nel video di oggi, sbarra ieri, perché non so se riesco a caricarla oggi questo tutorial. Comunque, per questo episodio è tutto, io vi saluto. Ciao.